quasi tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara, discreta cornice di pubblico. Per essere mercoledì sera si comincia con Lagojanco in maglia nera, a giocare subito Maxi Rescia che riesce a controllare e a mettere al centro, colpisce la traversa, aveva battezzato fuori, da palla sul destro, va a puntare Pedotti, Maurizio aspetta l'arrivo di un compagno, cede a Crema, ancora pallone di ritorno per Maurizio che tenta di liberarsi centralmente, va alla conclusione, seconda traversa colpita da Lagojanco in meno di 3 minuti, la bordata di Maurizio questa volta dalla distanza che converge verso il centro. Lo affronta Maxi Rescia, Onorio cede dalla parte opposta dove c'è ancora Alex Merlim, poi Onorio va al destro e colpisce il palo Rogerio, Diogo bravo a chiudere, a ritrovare Pedotti, carica al destro Pedotti, non trova lo specchio della porta, c'è secondo il direttore di Giasson schierata a metà campo, la Luparense non lascia troppo spazio, però riesce a trovare Maxi Rescia, Saul con ruba palla ancora la Lagojanco, Saul Mentasti prova a mettere al centro per Giasson, Canal, c'è Jason libero da quest'altra parte, può ricevere subito Saul ad accorciare, non si chiude il triangolo con Canal, Saul va alla battuta, altro palo e sono tre in meno di 10. Che poi prova a ripartire, Paoligno viene via in zona centrale, lo chiudono in tre, recupera palla Jason, ancora Paoligno però a ringhiare su Saiotti che poi allontana di ritorno, quindi Canal prova a ripartire, Saul scivola, Saiotti, Paoligno va in chiusura su Saiotti, falloso l'intervento di Paoligno che finisce anche sul taccuino del direttore di gara, ammonito. 10.33 al termine del... Pietro si cambia zona, Onorio prova la finta su Crema che lo ferma benissimo, Crema riparte in zona centrale, poi c'è da Paoligno, la battuta di Paoligno e trova l'incrocio dei pali alla sinistra di Davide Putano, un gol bellissimo di Paoligno, 9.18 al termine del primo tempo, 1-0 per la Lagojanco Genzano, il marcatore è Paoligno, una bordata di interno destro che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Putano, incolpevole, può solamente guardare al cielo il portiere della Luparense. Luparense, Canal, Canal, le finte su Maxi Rescia, pallone rimane lì, Canal prova a mettere dentro e trova sul secondo palo Pedotti, pronta la deviazione. 12, il tocco all'indietro per Alex Merlim, non supera Manuel Crema, può andare a puntare Putano, Crema, Crema cerca di superare Putano, bravissimo, in uscita bassa, poi Mentasti guadagna la rimessa laterale da Cogianco e Putano resta a terra. Bravissimo, in uscita bassa su Manuel Crema che tentava di superarlo, poi una rimessa laterale, attenzione intanto Maurizio al destro, non trova lo specchio della porta, c'è però una deviazione. Pedotti poi cede dalla parte opposta a Saiotti, lungo linea per Rogerio, duello con Maxi Rescia, si aiuta Rogerio, tu per tu con Diogo, bravissimo Diogo a chiudere la strada. E ancora per Merlim, lo chiude Paoligno, attenzione il pallone è passato, Pedotti e conclude malissimo il Paoligno che va a puntare Pedotti, Paoligno prova ad allungarsi lungo l'out, per centro Rescia, due volte Maxi Rescia. Reattivo il giocatore della Lagojanco ma anche il portiere della Luparense a chiudere la strada, manca un secondo, il lancio di Diogo, finisce qui il primo tempo, sono della Sirena, Lagojanco Genzano 1, Luparense 1, i gol di Paoligno e Pedotti. Tutto pronto per il secondo tempo di Lagojanco Genzano, Luparense calcio a 5, si riparte dall'1-1. Del primo tempo battuta la ripresa Davide Putano, posizione di centro-sinistra, la rincorsa di Paoligno che può andare direttamente alla battuta, trova Putano, poi Rescia prova di tacco, ancora una volta Putano, fondo calcio d'angolo per la Lagojanco, ancora Crema si porta sul vertice d'attacco destro, servizio all'indietro Paoligno, il tocco di Paoligno, Maurizio che quindi riparte da Maxi Rescia, poi Manuel Crema controllato da Canal, Crema filtra il pallone, Maurizio la battuta con il destro e palla in rete, fulminato Davide Putano, battuta violenta sotto la traversa di Maurizio dall'interno dell'area di rigore, 2-1 per la Lagojanco Genzano, 17-38 al termine della partita, il marcatore per il 2-0 della Lagojanco Maurizio. Ancora per Merlim, il lancio di Merlim su Canal, battuta al volo di destro, trova la barriera Maxi Rescia, c'è Crema, zona centrale, Crema scarica su Maurizio, pallone leggermente troppo corto, pallone di ritorno poi per Manuel Crema che va alla battuta con quei palloni, Saiotti cerca di superare Rescia, mette al centro Diogo in anticipo e poi Saul a chiudere su, Saul rientra sul destro la battuta, Putano ancora respinge e poi Giasson non riesce nel tapin disturbato da Manuel Crema, sistema il pallone nella lunetta, cerca il servizio per Saul anticipato da Onorio, riparte la Luparense, Pedotti, Onorio, Onorio in anticipo va al destro e palla in rete, trova il pareggio il capitano della Maurizio, prova ad andarsene centralmente, attaccato però da Rogerio, il pallone rimane lì, Mentasti bravissimo su Pedotti, Mentasti poi trova la posizione per Crema che va alla battuta e non trova la porta, Manuel Crema, ottima occasione per la... Peppe Mentasti,
posizione di pivot, De Bella va subito alla protezione del pallone, manca nel Crema, si è liberato, va alla battuta con il sinistro, una centrale, va al recupero del pallone Simone De Bella, poi Saiotti, Crema si è liberato, Crema cerca di superare Davide Putano, ancora una volta quando forse poteva mettere in mezzo, pallone deviato in fallo laterale, ancora lì Crema, Maurizio, la finta, Maurizio e palla in rete, grandissimo gol di Maurizio, 7:50 al termine della partita, una finta, Maurizio si è liberato del suo marcatore, poi con il sinistro ha scaricato sotto la traversa di Davide Putano, 7:50 al termine della partita, con Gianco Gelsano che torna in vantaggio. Nell'anticipo Saiotti può girarsi, Canal va alla battuta, buono il piazzamento sul primo palo, tocco indietro ancora per Merlim, ora Pedotti portiere di movimento, Canal, Onorio, attenzione, pallone dentro, Paulinho e poi palla che in qualche modo finisce in rete, arriva il Maurizio, controllato da Pedotti, prova il suggerimento per Manuel Crema che riesce ad arrivare sul pallone, si libera sul sinistro, Crema con la battuta, palla interno e palla in rete, Colcianco che torna ancora in vantaggio, 4-3, quando mancano 50 secondi al termine, speriamo che sia la volta buona, Manuel Crema, 4-3, 50 secondi al termine della partita. Il nuovo gol del vantaggio per la Colgianco Gelsano, sempre in vantaggio. All'indietro Pedotti, ancora Merlim, Onorio, filtra il pallone, Canale, Diogo, blocca Diogo e poi forse su di lui. Anco 20 secondi a termine, torna in campo Putano, la battuta di Maurizio a sorpresa che colpisce l'incrocio dei pali. E poi pallone sul fondo. Sfortunato Maurizio, riparte ancora Pedotti in campo da portiere di movimento, ultimi 5 secondi, Pedotti, Canal, attenzione, Rogerio non controlla, è il pallone che finisce sul fondo a 2 secondi dal termine, può esultare la Colgianco Gelsano, il lancio in avanti di Diogo Colombo, arriva al suono della sirena, Colgianco Gelsano 4, Luparenza 3, finisce qui la 22esima giornata, una sofferenza al Palo Cesaroni, ma alla fine il risultato è quello giusto, Colgianco Gelsano che vince 4-3 sulla Luparenza.